grazie a Carlo De Cozza, Silvia Resta, che mi hanno invitato anche quest'anno, è il secondo anno che incontro i giovani colleghi che devono fare l'esame per diventare professionisti. Non chiamerei lezione questo nostro incontro, è solo un modo per trasferirvi un po' delle mie esperienze che ho fatto in questo lavoro che svolgo da quasi 28 anni. E, dunque, la prima cosa, ecco, prima mi sono un po' informato, io sono andato all'ordine proprio per questo, dove sono ancora in corso di svolgimento di orali della sessione ancora che deve essere ultimata, quella precedente alla vostra, che comincerà il 3 febbraio, per cercare di capire un po' come potrebbe essere l'orientamento per la traccia dei temi per quanto riguarda lo sport. Allora, innanzitutto vi spiego una cosa per chi non la sa, io non la sapevo, pur essendo consigliere all'ordine ormai da 5 anni quasi. I commissari d'esame si ritrovano la mattina, molto presto del giorno dell'esame, della prova scritta, e decidono lì il tema, la traccia da dover poi dare agli esaminandi. E questo significa che comunque dovete essere preparatissimi, dovete leggere i giornali normalmente, penso che sia un consiglio quasi superficiale questo, però dovete leggere i giornali tutte le mattine e fino anche quella mattina, perché poi il tema, la traccia del tema esce da argomenti di attualità, di estrema attualità, che possono essere sulle prime pagine dei giornali. Io penso questo, allora, questa sessione hanno dato un tema sulla moviola. Pensavo che potesse essere, parliamo di temi di sport naturalmente, pensavo potesse essere un argomento da esame, quello sulle nuove tecnologie, però è troppo simile, troppo vicino a quello della moviola che era su questa sessione, per cui però penso... Si parla di telecamere. Esatto, perché... adesso si parla di gol non gol, quella era la moviola, però mi sembra un argomento un po' troppo affine per farne un altro. Però sai, dipende poi dai commissari quello che decidono, grazie che alla fine possono anche decidere di dare un altro tema analogo. L'altro che mi viene in mente che possa essere, anche se qui ancora siamo su una situazione dove si va a tentoni, non si capisce bene quale sarà ancora l'orientamento, però sulle riforme dei campionati, sulle riforme del calcio, sul ritorno della Serie A 18 squadre per cercare di accontentare il commissario tecnico della nazionale, questo potrebbe essere un altro tema. Un altro, per cercare di uscire dal calcio, potrebbe essere la storia del doping di Schwarzer e la Kostner. E infine, questo lo trovo un po' più banale, però voi considerate che cominciate il tema, fate la prova scritta il 3 febbraio, il 2 febbraio si chiude il calciomercato, potrebbe essere più banalmente il fatto di fare un tema su come cambia la geografia del campionato alla fine del calciomercato di gennaio. Queste sono alcune idee che mi sono fatte venire ieri parlando con alcuni commissari d'esame di questa commissione. Però poi il resto, ripeto, dovete essere preparati anche sull'attualità, aver letto i giornali ed essere pronti ad affrontare il tema di sport. Per chi è un giornalista sportivo, qui ne vedo tanti e mi fa sorridere il fatto che io sia qui a dare, non dico una lezione, però comunque a trasferire i miei consigli, perché sono colleghi che stimo, con i quali anche condivido il lavoro sul campo, direi anche sul marciapiede. Però ecco, devo dire che chi è giornalista sportivo, il consiglio che do sempre è quello di non avventurarsi a fare altri temi, ma fare quello, solamente fare quello di sport, dove naturalmente dovete essere preparati. E l'altra cosa che volevo dirvi è che io cercherò in questa chiacchierata con voi di darvi alcuni consigli in base alla mia esperienza. Io lavoro al Corriere dello Sport dal 1988 e sono capo servizio, sono diciamo l'ufficio centrale, ma sono stato distaccato adesso negli ultimi mesi per tornare a occuparmi di quello che ho fatto per quasi tutta la mia vita professionale, occuparmi di fare il cronista e occuparmi della Roma. Ho fatto anche il cronista sulla nazionale, ho fatto 4 mondiali e 2 campionati europei e 3 anni ho fatto anche il capo servizio, per cui conosco un po' tutta la
telegiornale, sia quello che si fa facendo il cronista, sia quello che si fa nel desk, che è anche quello che lavoro. I 3 anni di passaggio al desk mi hanno aiutato molto a capire, poi tornando a fare il cronista, quali sono le esigenze e quali sono le aspettative che ci sono all'ufficio centrale da chi si occupa del campo, in questo caso, tra virgolette. Dunque, direi che il linguaggio del giornalismo sportivo è cambiato molto negli ultimi anni. Voi pensate anche che quando andrete ad affrontare la prova scritta, dovete pensare di affrontarla come se doveste scrivere un articolo per un giornale, perché immaginate voi se doveste scrivere un articolo per un'agenzia piuttosto che per un sito, avreste un altro modo, un altro linguaggio per scrivere, e credo che invece quello che si chiede è quello di avere un'esposizione anche abbastanza elaborata del vostro scritto. Il linguaggio è cambiato molto negli ultimi anni perché è cambiato il modo di fare il giornalismo sportivo. Voi pensate che come può essere cambiato con l'avvento delle televisioni. Chi ha qualche anno come me si ricorda che agli inizi, io vedo soprattutto gente giovane qua, ma agli inizi della mia carriera si entrava negli spogliatoi e si parlava con i calciatori alla fine delle partite. Oggi questo non è più possibile, oggi molto spesso i giornalisti di carta stampata riprendono le interviste fatte dai protagonisti al termine degli eventi, delle partite, e le riprendono dalle televisioni. Quindi l'avvento delle televisioni a pagamento, della politica dei diritti televisivi, ha trasformato completamente anche il modo di fare il giornalismo. Il giornalismo sportivo all'inizio era molto legato ai risultati, era un giornalismo sportivo molto tecnico, ossia sì, assolutamente era importantissimo, e lo ancora naturalmente il risultato, il tabellino, perché comunque c'è un'attenzione particolare nel giornalismo sportivo a quelli che sono gli aspetti tecnici. Voi pensate, se un giornalista economico scrive di economia, si rivolge a un lettore che vuole sapere qualcosa da lui che spesso non conosce. Il giornalista sportivo si rivolge a un lettore che spesso sa anche più di lui. Se sbaglia un rilievo statistico, un gol di un calciatore rispetto piuttosto che a un rigore non realizzato, a volte trova un lettore che ne sa più di lui, che magari manda una mail per corretto. Per cui l'aspetto tecnico è fondamentale, essere preparatissimi su questo, perché il lettore del giornale, del giornalista sportivo, è un lettore molto molto quasi allo stesso livello sul piano delle conoscenze, mentre io non so se chi scrive di economia si rivolge a faccio esempio di economia, di un tema che conosco poco, si rivolge a un lettore che cerca di sapere, di conoscere invece le cose che vengono scritte. In Italia ci sono 3 quotidiani sportivi, 3/4, che sono questi, il più antico, 119 anni, è la Gazzetta dello Sport, che ha sede a Milano, poi c'è il Corriere dello Sport, che si è fuso nel 1977 con Stadio, avendo un'unica redazione ma con una differenziazione data dalle prime pagine e da alcune cronache locali interne, anche da una caratterizzazione cromatica diversa. Il Corriere dello Sport ha una testata rossa, Stadio, che è il parente emiliano e toscano, ha una testata verde. E quindi si differenziano questi due quotidiani sportivi, se consideriamo Stadio e Corriere dello Sport sono 4. Si differenzia però il Corriere dello Sport da Stadio soltanto appunto dalla prima pagina e dalle alcune cronache interne. Noi con Stadio abbiamo attenzioni particolari a Bologna, a Firenze e anche in parte a alcune regioni limitrofe, tipo anche le Marche. E poi c'è Tutto Sport, che è lo stesso editore
del Corriere dello Sport e di Stadio, diciamo te, ed è un giornale che invece si caratterizza molto per la sua attenzione particolare sulla Juventus e sul Torino e su anche in seconda battuta sulle squadre di Liguri. Questi sono i tre quotidiani sportivi che sono molto, come posso dire, schierati. Il tifoso della Juventus acquista preferibilmente Tutto Sport, il tifoso di Milan Inter preferibilmente sceglie La Gazzetta, il tifoso romanista, spero ancora, sceglie il Corriere dello Sport, e così anche quello del Napoli o della Lazio. Per cui c'è una caratterizzazione molto, molto netta su questo, e questo è un aspetto che poi analizzeremo anche dal punto di vista della deontologia. Il modo di fare il giornalismo sportivo è cambiato molto ormai, sono passati quasi 40 anni fa, con due giornalisti che sono stati secondo me i due maestri di questo settore del giornalismo sportivo e che hanno cambiato radicalmente il modo di fare il giornalismo sportivo. Questi due grandi giornalisti che ormai sono scomparsi, non ci sono più, sono Gino Palumbo, che è stato direttore della Gazzetta dello Sport, e Antonio Chiedi, che è stato direttore del Corriere dello Sport, fino poi ad arrivare ad avere dei ruoli molto importanti anche fuori dell'ambito sportivo. È stato direttore di TG2, è stato capo ufficio stampa del Presidente della Repubblica ai tempi di Sandro Pertini. E quindi c'è stato a un certo punto, ancora prima dell'avvento delle televisioni, che come abbiamo visto alla fine degli anni 90 cambieranno ancora il modo di fare il giornalismo sportivo, però già nel 1976 c'è stata l'introduzione sulla Gazzetta dello Sport e dello spogliatoio, cosa che prima non si faceva. Ossia, prima il giornale sportivo si occupava prevalentemente della tecnica, della cronaca della partita. Pensate anche alla cronaca della partita, no? Una volta la cronaca della partita si faceva raccontando esattamente dal primo al novantesimo tutti gli episodi chiave della partita. Oggi non si fa più così, perché la gente, prima vi ricordate, forse che è un po' più vicino alla mia età, fino agli anni 70 si vedeva in televisione soltanto una partita, un tempo di una partita indifferita alle 19 del pomeriggio. Oggi le partite si vedono in diretta su vari canali, per cui è anche cambiato il modo di raccontare la partita. Bisogna commentarla, quasi soltanto commentarla, perché la gente già l'ha vista, ha visto gli highlights, ha visto i gol 100 volte. E quindi l'avvento dello spogliatoio. Nel 1976, con Gino Palumbo, direttore della Gazzetta dello Sport, c'è stato questo modo, è inaugurato questo modo nuovo di fare il giornalismo, che poi fu anche ripreso dal Corriere dello Sport e da Ghirelli, che era innovatore quasi quanto, forse anche di più, nella stessa stregua di Palumbo. Pensate che Ghirelli è stato il primo a pensare il quotidiano sportivo come un quotidiano popolare. Voi sapete che in Inghilterra hanno avuto una grande diffusione negli anni passati i quotidiani popolari, che si occupano di tutte le notizie di attualità, di cronaca. E Ghirelli nel 1969 mise in prima pagina sul Corriere dello Sport, un giornale che si è occupato fino a quel momento soltanto di sport, mise in prima pagina lo sbarco sulla Luna. Questo fu un episodio che creò un grande clamore, anche grosse polemiche e riunioni burrascose all'interno della redazione, tant'è che Ghirelli fu sollevato dall'incarico per un periodo al Corriere dello Sport, dove poi tornò. E un'altra innovazione, mi viene in mente adesso, che fece un altro grande direttore di un giornale sportivo, che è stato Giorgio Mosati, un giornalista al quale sono particolarmente legato, perché ho cominciato a Corriere dello Sport sotto la sua direzione. Lui negli anni 80, alla metà degli anni 80, quando andava molto di moda a giocare in borsa, mise nell'ultima pagina del Corriere dello Sport il listino della borsa. Fuori questa è un'altra cosa molto, molto clamorosa, in un certo senso. Ma proprio Ghirelli,
ha raccontato quello che è stato poi l'arrivo a fare dello spogliatoio un argomento che interessasse anche altri settori del giornalismo. Pensate un po', per esempio, quelli che adesso vanno molto in moda anche sui giornali generalisti, le retroscena, no? Il retroscena, secondo me, è una rubrica che è desunta dallo spogliatoio, dove comunque il giornalista cerca di approfondire, cerca di avere delle indiscrezioni che poi porta sul giornale. E Ghirelli raccontava questo. Ricordo lo stupore, l'irritazione, forse lo sdegno di molti colleghi miei allorché, chiamato a responsabilità diverse, suggerì di portare anche fuori dallo sport gli spogliatoi, in retroscena, tutto quello che c'è dietro, dentro, oltre la notizia. Li definì in sintesi gli spogliatoi di Montecitorio e ne uscì fuori un putiferio, ma oggi non c'è giornale, anche tra quelli di maggior prestigio, i più seri, che non abbia il suo spogliatoio. Infatti è stato proprio così, è stata una scelta questa che ha avuto un grande successo. E poi, diciamo, a metà degli anni 90, con l'avvento delle televisioni sportive, c'è stato quest'altro grande cambiamento, dove il giornale ha dovuto offrire notizie, informazioni, descrizioni, anticipazioni al lettore diverse da quelle che già ha potuto avere dalle televisioni. Per cui anche qui è stato fatto, cioè c'è stata la ricerca di fare un giornalismo diverso. E qual è stata la strada che si è cercato di percorrere? Quella, per esempio, di dare molta attenzione al mercato. Pensate, per esempio, a Tutto Sport e anche al Corriere dello Sport, dipende poi da sotto quali direzioni, che hanno sempre dato grande attenzione al mercato, perché il lettore si aspetta di trovare sul giornale delle notizie che ancora non è riuscito ad avere dagli altri organi di informazione. Anche qui, in questo caso, la televisione ha cercato di mettersi al pari dei giornali, perché, per esempio, pensate voi alla televisione, la principale televisione a pagamento, che è Sky, quanta attenzione dedichi al mercato, proprio perché in questo modo, mentre il giornale ha cercato di diversificare le proprie attenzioni per tenere testa alla televisione, andando oltre le interviste del dopo partita, così anche Sky ha dato grande attenzione al mercato per cercare di prendere quella parte di pubblico che di solito si indirizza verso i giornali per avere quelle notizie. Poi un altro argomento che bisogna trattare, parlando di giornalismo sportivo, è anche l'attenzione che viene data alle squadre di riferimento, e questo poi è un tema che attiene anche alla deontologia. I quotidiani sportivi hanno delle squadre di riferimento, l'ho detto prima, la Gazzetta dello Sport, il Milan, la Juve e la Milan l'Inter principalmente, il Corriere dello Sport, la Roma, la Lazio, il Napoli, il Bologna, la Fiorentina in seconda battuta con Stadio, e Tutto Sport con Juventus e Torino. Poi anche qui ci sono anche delle differenziazioni legate anche a degli accordi commerciali. Quest'anno, per dire, la Gazzetta dello Sport ha dato un'attenzione maggiore alla Roma perché in seguito a un accordo commerciale fatto con la società della Roma. Però solitamente il giornale sportivo si rivolge al tifoso più che allo sportivo in genere. E questo, secondo me, porta il giornalista a fare una grande attenzione, perché innanzitutto il giornalista deve avere un canale preferenziale, deve avere un accesso alle fonti del suo argomento principale, che possa essere la squadra di calcio piuttosto che il nuotatore o il tennista, di avere un accesso privilegiato per superare il suo competitor, però nello stesso tempo deve, come dire, mantenere la schiena dritta e non lasciarsi posizionare da quelli che possono essere le input e le aspettative che giungono dalle società di calcio. E questo sappiamo che spesso avviene. Io sono stato coordinatore del gruppo di giornalismo sportivo nella precedente consigliatura dell'ordine,
e mi sono occupato di questo. Voi sapete quante volte abbiamo preso posizione perché i giornalisti non venivano fatti entrare allo stadio, veniva tolto l'accredito, perché non davano accesso agli spogliatoi, al campo di allenamento, perché avevano scritto delle cose che ai potenti di turno, vale a dire ai presidenti, queste cose non andavano bene. E questo avviene. E questo avviene magari a volte qualche. Può succedere anche che un giornalista non racconti le cose con la giusta attenzione alla verità, ma questo, nei casi di quali mi sono occupato, è successo raramente. Mi è successo invece di discutere anche con presidenti che poi dal punto di vista personale conosco e ho anche per certi versi anche simpatia, come l'ho detto su questo caso, perché comunque è successo che un giornalista di Repubblica, per aver fatto, non l'ho scritto, ma per aver fatto delle domande particolari sul bilancio della Lazio, non era stato fatto entrare più a Fornello. Per cui, ecco, questa è l'attenzione che deve avere sempre un giornalista sportivo, di avere dei rapporti che gli consentono di avere accesso privilegiato alle fonti, però allo stesso tempo riuscire sempre a essere distaccato rispetto a quelli che sono l'argomento che le fonti, l'argomento che tratta. L'altra cosa che volevo dire sempre riguardo alla deontologia è che faccio riferimento sempre alla mia esperienza, che ritengo stata anche interessante, da responsabile e coordinatore del gruppo di giornalismo sportivo, quando ci siamo occupati della situazione che si era creata in alcuni campi di Serie C di Lega Pro. Era successo una partita, credo di spareggio per arrivare in Serie B, che in tribuna stampa a Salerno erano venuti alle mani due giornalisti, uno che seguiva la Salernitana e uno il Verona. E questo, secondo me, a parte il prestigio che viene veramente svilito dei giornalisti, non solo sportivi in questo caso, però comunque era una cosa che andava regolamentata. E abbiamo fatto in quel caso un accordo con la Lega Pro per regolamentare l'accesso alle tribune stampa. Io credo che sia poco decoroso anche il fatto che spesso si vedano in tribuna stampa dei giornalisti che arrivano con la sciarpa, che tifano come se stessero in curva sud. Questo è una cosa che è un atteggiamento assolutamente che va corretto e che l'ordine deve, sul quale l'ordine deve vigilare e deve anche intervenire, perché dal punto di vista deontologico molto spesso si crea la querela tra l'ordine dei giornalisti e l'Ussi, però dal punto di vista deontologico l'unico organismo che ha il controllo sulla deontologia è l'ordine dei giornalisti, sul quale poi possiamo dibattere, questo ci porterebbe molto lontano e io, Carlo e Silvia abbiamo idee molto simili, però comunque è un ordine che andrà assolutamente riformato, speriamo, al più presto, che deve rivedere molte delle proprie posizioni, che deve avere una struttura più snella. Oggi l'ordine, il Consiglio Nazionale dell'Ordine è composto da 158 consiglieri e questo assolutamente per noi non va bene. Abbiamo provato a fare una proposta di riforma dell'ordine e spero che presto il governo riuscirà ad accogliere. Però quello che voglio dire è che comunque la deontologia, l'ordine dei giornalisti ha uno scopo primario, per me addirittura quasi esclusivo, quello del controllo della deontologia, per il quale secondo me ci vorrebbe anche maggiore attenzione rispetto a quello che sta accadendo anche negli ultimi tempi, anche in campi che sono diversi da quello dello sport. L'altra cosa che volevo dirvi è questa, che comunque c'è una grandissima attenzione nel nostro paese nei confronti del mondo del calcio, un'attenzione che rimane a mio modo di vedere immutata rispetto a un po' alla decadenza che c'è in questo momento nel mondo del calcio, con l'ingresso di molti investitori stranieri, con molti calciatori più importanti che lasciano il campionato italiano e vanno a giocare in altri paesi dove si guadagna di più.
Il calcio italiano è un po' arretrato negli ultimi anni anche a causa della mancata realizzazione dei nuovi stadi. Oggi andare in uno stadio in Italia significa fare almeno spesso un chilometro di strada dopo che si è lasciato la macchina, e spesso non c'è neanche un bar dove poter acquistare un panino. Però è anche cambiato il modo di gestire le società. Oggi le società di calcio si basano quasi esclusivamente sui diritti televisivi, non ci sono più investitori che mettono soldi nelle società di calcio e si cerca di gestire i club prevalentemente soltanto con i soldi dei diritti televisivi, in definitiva. E questo porta ad allontanare i grandi campioni che c'erano un tempo, pensate soltanto ai tempi di Ibrahimovic, a Cavani, che sono tra gli ultimi che sono andati via. Però nonostante questo, nonostante il fatto che la gente, il pubblico del calcio sia diventato un pubblico soprattutto televisivo più che da stadio, però questo secondo me non allontana la grande attenzione che c'è nel nostro paese nei confronti del calcio. È un'attenzione che c'è sempre stata e che Pierpaolo Pasolini, che era un grande appassionato di calcio, anche un discreto calciatore amatoriale, raccontava così in occasione degli europei del 1970. Il calcio è l'ultima rappresentazione sacra del nostro tempo, è rito nel fondo anche se è evasione. Mentre altre rappresentazioni sacre, persino la messa, sono in declino, il calcio è l'unica rimastaci, il calcio è lo spettacolo che ha sostituito il teatro. Il cinema non l'ha potuto sostituire, il calcio sì, perché il teatro è il rapporto tra un pubblico in carne ed ossa e personaggi in carne ed ossa che agiscono sul palcoscenico, mentre il cinema è un rapporto fra una platea in carne ed ossa e uno schermo, delle ombre. Il calcio invece è di nuovo uno spettacolo in cui un mondo reale di carne, quello degli spalti dello stadio, si misura con dei protagonisti reali, gli atleti in campo che si muovono e si comportano secondo un rituale preciso. Perciò considero il calcio l'unico grande rito rimasto al nostro tempo. È un rito un po' svilito dagli ultimi accadimenti, dagli stadi vuoti, dal calcio scommesse, dalla nazionale italiana che negli ultimi tempi delude spesso, però comunque è rimasto un rito, secondo me, del nostro tempo. Grazie. Se avete domande posso rispondervi volentieri. Sono assolutamente a livello dell'uomo.
Poi ci sono stati dei casi dei quali anche qui ci siamo interessati come ordine, dove Corona Sky, se non ricordo male, ci sono stati un paio di Miss Italia che sono diventate giornaliste che conducono. Anche stata recente, l'ultima persona presa. Anche stare molto recente, l'ultima persona presa. Miss Italia che sono diventate giornaliste che conducono programmi, se non sbaglio, proprio Sky, un paio di persone di loro ci sono interessati. Però questo è una situazione secondo me molto limite, nel senso che i casi ne posso avere presenti due o tre. C'è stato un periodo, per esempio, a Dalia, che è stata un'esperienza tra il tipo pagamento che adesso è scomparsa e non c'è più, che praticamente le interviste le facevano fare anche lì. No, solo delle modelle, se non sbaglio. Sì, no. Fatto Dalia era così, la redazione, noi stavamo in redazione con contratti minimi, a farci in mazzo, poi comunque il lavoro sul campo lo facevano delle ragazze che presentavano tutto, erano modelle. Sì, che praticamente facevano solo il microfono, facevano solo il microfono. Sì, non potevano neanche fare domande. Non potevano fare domande, sì, appunto, questa era una pratica assolutamente scorretta. Che fortunatamente non ha preso piede, perché non ricordo altri casi di altre televisioni che hanno scelto di fare questa strada, perché comunque le domande le facevano da studio, se non ricordo male, e queste modelle, queste signorine carine porgevano soltanto il microfono al calciatore. Però io credo che invece che ci siano molte colleghe valide nelle televisioni ma anche nei giornali. Ce n'è stata anche una che adesso dimentico, una giornalista dell'Ansa che non c'è più, che è scomparsa a Firenze, che è stata, alla quale è intitolata la sala stampa dello stadio del Franchi di Firenze, che è stata la numero uno sulla nazionale per tanti anni. Penso a Emanuele Onisio, che è una grandissima firma di Repubblica. Penso a Reti, un'altra collega di Repubblica. Però la cosa è differente, sì. Alla radio. Sì, adesso dovranno aiutare, perché mi dimentico anche altri nomi, il fatto che non quelli che vengono in mente che sono più vicini, penso a anche che ci sia un pregiudizio, sì. Che denunciava la collega è sotto gli occhi di tutti, sì. Ma questo riguarda la materia sportiva, ma riguarda tutti i campi del nostro mestiere. Io penso che anche nella cronaca giudiziaria, fino a 15 anni fa, il fatto che una donna se ne occupasse sembrava un po' fuori luogo. Bisogna lavorare, andare avanti, fare la nostra battaglia. Consapevoli, io mi rivolgo alle donne, mi permette Carlo Bigozza questa libertà, che noi facciamo, come hai detto tu, il doppio del lavoro. Facciamo una parte che è il lavoro e poi una parte in più aggiuntiva, che è quella di renderci credibili di fronte ai nostri stessi vicini di banco, direttori, capi redattori, prima ancora i lettori, che secondo me non hanno questo pregiudizio così come invece c'è nelle istituzioni. Però andiamo avanti e il lavoro vince su tutto, credo. Spero che questo sia una lezione per voi e crediateci fino alla fine, perché quello che fa la differenza è un buon lavoro. Sì, infatti, ecco, fatemi dire un'altra cosa. Io quello che credo, per aggiungere qualcosa a quello che ha detto Silvia, che condivido, per esempio faccio l'esempio del mio giornale. Noi adesso, dopo l'ultima pubblica, dopo l'ultimo 416, è stato di crisi, diventiamo 54 e siamo, in tutto ci sono 4 donne su 54 giornalisti dell'articolo 1. Qui è evidente che proprio anche la statistica dice che è più difficile magari per una se per una poi donna. Ti chiedo quanti sono i direttori donna del direttore donna, è vero. Però io penso che la differenza la faccia una cosa, la curiosità. Ieri parlavo con un commissario d'esame di questa commissione che c'è adesso, e chiedevo come fossero andati gli esami, perché nelle precedenti commissioni c'è stata una percentuale molto più alta di bocciati. Pensate, se non ricordo male, l'anno scorso abbiamo avuto una sessione che ha avuto 50% di bocciati. E
E lui mi dice una cosa, dice, no, questi sono abbastanza preparati, però quello che vedo manca la curiosità. Io credo che la curiosità è quello che fa la differenza, è quello che può superare anche le barriere tra uomo e donna. Cioè, per fare questo lavoro, oggi si dice il lavoro è superato, i giornali sono in crisi, non c'è più lavoro, è assolutamente questo è tutto vero, i giornali sono, quando sono assunto era un 100, adesso sono 50, ma in tutte le altre redazioni così, ma quello che fa ancora la differenza è la notizia. E la notizia può arrivare soltanto se, oltre ad essere bravo a scrivere, oltre ad essere bravissimo a fare il desk, a fare i titoli, se uno riesce ad essere curioso nel fare il suo lavoro. Perché la cosa principale che non morirà mai fino a che esista il giornalismo è quello di trovare notizie. Qui penso a Stefano Carina, che vedo che è qui interessato a questo. A seguire questa chiacchierata penso che è d'accordo con me. Ciao Guido, scusa, io lavoro all'ufficio stampa della Federazione Ginnastica, non ci saremo anche visti. Sì. Volevo chiedere una cosa dal tuo punto di vista, come possono accadere questi fatti, no? Un aneddoto recente che può essere utile in questo contesto. Su un giornale sportivo di quelli, dico solo che sono rosa, un giornalista domanda a Carlo Paris, nuovo direttore di Resport, che presentava il piano editoriale, è vero che i mondiali qualificanti di ginnastica saranno trasmessi da una TV locale? Premetto che non sono i mondiali, ma sono è la World Cup, è la Coppa del Mondo, che è tutt'altra competizione. Allora io dico, questo giornalista non avrebbe potuto magari telefonare all'ufficio stampa e magari verificare prima questa cosa con me? Comunque, al di là di questo, la risposta è ancora più inquietante, perché il collega dice, non lo so, punto. Faccio una parentesi, non è una diretta, è un'intervista che esce il giorno dopo, quindi magari alzi il telefono e chiedi. E poi il seguito è ancora più inquietante, però abbiamo gli europei, che io dico, caspita, gli europei sono veramente i migliori ai mondiali, dato che la RAI ha acquistato i mondiali con l'intero quadriennio, sarebbe stato un vanto per la RAI ricordarlo, sarebbe stata informazione per la Gazzetta dello Sport dire a chi legge che ci saranno i mondiali qualificanti sulla RAI non in un ente locale, in una TV locale. Tutto questo per dire, insomma, che io ho letto questa cosa e sono rimasto allibito sia dall'intervistatore, il collega intervistatore, sia dal collega che nel qual caso l'intervistato era un collega. Mi è sembrato veramente un insieme, un coacervo di errori di giornalismo. Ma infatti gli hanno bocciato il piano editoriale. Sì, ma no, ci resto male, nel senso sono aspetti che francamente non riesco a comprendere. C'è la sottovalutazione del ruolo dell'ufficio stampa che può essere una fonte. Sì, credo che questo argomento sia stato trattato con superficialità sia dall'intervistato che dall'intervistatore. Forse il direttore di Rai Sport, che conosco bene, è mio amico, però forse non era davvero preparato su questo argomento. Ma questa domanda, questo spunto che mi dai, ci porterebbe a parlare anche della differenza di trattamento che c'è sui giornali tra il calcio e gli altri sport, che molto spesso anche all'interno delle redazioni dei giornali sportivi vengono chiamati sport minori che invece non lo sono. Io credo che anche se lo spazio è inferiore proprio a livello di pagine, quello che viene destinato agli sport vari, è comunque uno spazio che secondo me ha un bacino di utenza molto importante, ha dei lettori fidelizzati, ha dei lettori che riconoscono il capo rubrica di quella disciplina sportiva come quello che sa tutto, come lo sceglie quel giornale perché c'è un capo rubrica che è molto più preparato rispetto all'altro, per cui io credo che ci dovrebbe essere maggiore attenzione sugli sport vari, che adesso in questa stagione di grandi tagli anche dal punto di vista delle trasferte, della copertura dei servizi, sono invece gli sport vari sono spesso penalizzati. Pensate che oggi anche i giornali quotidiani sportivi, alcuni quotidiani sportivi in alcuni casi seguono i mondiali di Formula 1 senza mandare l'inviato in alcuni casi, e questo secondo me dimostra il fatto che la televisione molto spesso prevalica va oltre quello che è lo spazio dei giornali sportivi. La Formula 1 senza poi
no, no, questo... andare tanto in giro. E infatti, cioè, a volte cioè, è un bene stare in una redazione, però diventa, quando ieri Abate ci diceva, il cronista o comunque il giornalista sta in giro e torna in redazione solo per scrivere o per fare quello che deve, a volte queste redazioni diventano delle gabbie dorate dalle quali non esci più, o pochissimo, e quindi perdi, non so, anche proprio il contatto, un po' con un modo, non voglio dire, però insomma, se là chiudo ore e ore e ore, magari facendo solo quello che serve al programma e cosa, e insomma arrivi alla fine della giornata che a volte insomma non sai bene cosa è successo, guardi il PG e dici oddio questa me la sono persa, a volte succede, per dire che anche questo. Sì, molto interessante questo, questo che dici, credo che questo derivi proprio dalla crisi e dal svuotamento delle redazioni che c'è stato negli ultimi anni in tutti i giornali, nelle agenzie. È chiaro che il lavoro di redazione, di desk diventa prioritario e quindi magari si manda un ragazzo del service piuttosto che si copre con l'agenzia un servizio dove magari se tu manderesti una risorsa tua riusciresti ad avere una, un servizio migliore, delle informazioni migliori. È proprio anche il problema della notizia, perché poi è vero che la notizia è l'obiettivo e spesso anche la risorsa che ti fa in qualche modo andare avanti, però in qualche modo ci devi investire, perché la notizia non è che spunta dal nulla, là. Quindi deve essere un po' forse bilanciato meglio, perché poi forse risparmi sul momento ma nel lungo ti fai più male. È vero. E quello che dici veramente è la chiave per cercare di fare questo lavoro in questo, questa epoca dove ci sono grandi difficoltà, secondo me. Io ho continuato anche avendo incarichi di responsabilità, ho fatto le chiusure, ho fatto responsabile dell'edizione romana, ho fatto il vice responsabile di stadio, la Roma, eppure anche in questi ruoli così importanti anche di responsabilità dove devi avere la massima attenzione, perché se sbagli un titolo in prima sei l'ultimo che manda via la prima pagina e non c'è più nessuno poi che te la controlla. E ho sempre cercato comunque di mantenere viva l'attenzione, la curiosità e anche, come posso dire, anche la, non svilire quello che è stato per me il mio ruolo principale nel giornale e nel modo di fare il giornalismo, per quello appunto di cercare notizie, di fare il cronista. E non ho mai perso questa, anche è molto difficile questo che ti dico, perché comunque devi cercare di, che so, andare su un po' in un posto per cercare la notizia la mattina e poi il pomeriggio di andare al giornale per fare le pagine, per costruire le pagine e fare i titoli, però è perché tutto questo dipende appunto dalla, dal depauperamento che c'è stato nelle redazioni. Però per chi ha questa, questa passione, per chi ha questa attenzione che tu hai rilevato, secondo me è importante che non la perda, non la smarrisca. Io mi chiedo un paio di cose. Da un appassionato di sport, da romano sono molto affezionato al Corriere, lo leggevo fino a quando ero piccolo, però noto nel Corriere dello Sport qualche difficoltà a rinnovarsi, cioè spesso mi capita, ad esempio leggendo degli articoli che riportano quasi integralmente le dichiarazioni degli allenatori, quindi magari c'è l'incipit, però buona parte dell'articolo riporta, come giustamente si faceva una volta, in periodi diversi, tutte le dichiarazioni magari dell'allenatore, che giustamente adesso che su Sky Sport si possono vedere integralmente, quindi uno ha modo di vedersi poi anche su internet, fanno sì che poi l'articolo non sia più interessante, perché magari uno potrebbe concentrarsi sul retroscena o su un commento, anche il sito ad esempio. Vedo che rispetto ad altri quotidiani sportivi, magari quelli spagnoli, non è poi così accattivante secondo me, cioè rispetto magari a Marca oppure a AS, che appunto dedicano spazio magari ai retroscena o al commento, anche degli altri sport che non siano solo il calcio, noto che magari a quel Corriere ha qualche difficoltà a rinnovarsi, ecco. Allora, questo che dici è
altro argomento che trovo molto interessante. Allora, le interviste, il problema? Il problema delle interviste ce lo siamo posto. Perché mettiamo le interviste dopo che l'hanno viste in televisione per tutto? Allora, innanzitutto Sky non ce l'hanno tutti, ce l'hanno, secondo un indagine mercato, il 10-12% degli appassionati di calcio. E quindi dobbiamo pensare che noi abbiamo un pubblico che magari non ha accesso a quell'intervista se non sul nostro giornale, sempre un pubblico che si riduce sempre più, però comunque esiste ancora quel pubblico. Però l'attenzione l'abbiamo spostata, perché per esempio, pur avendo almeno 6 o 7 pagine sull'avvenimento quando si tratta delle partite di Roma e Lazio, anziché fare l'ultimo spogliatoio abbiamo scelto da quest'anno, anche dallo scorso anno, di fare la chiave tattica della partita per spiegare, per fare un approfondimento tattico oltre il commento alla partita ed eliminare magari l'ultimo spogliatoio che sarebbe stato magari le dichiarazioni del calciatore piuttosto che dell'allenatore. Però dobbiamo pensare che non possiamo eliminare del tutto le interviste. C'è stato un tempo quando il direttore del Corriere dello Sport è stato Mario Sconcerti, un altro grande direttore che ho avuto, che ritengo che sia stato un grande direttore, che le interviste, le conferenze stampa che si facevano le riduceva a una colonna in 30 righe. E addirittura dopo l'eliminazione del mondiale, dell'Italia mondiale in Francia, ai rigori contro la Francia, ci chiese, io ero inviato anche a cura della nazionale, ci chiese alle metà del pomeriggio, dopo una riunione turbolente in redazione, che avremmo dovuto fare tutti i pezzi senza le virgolette. Questo è un modo per cercare di andare oltre, però credo che eliminare del tutto le interviste, questo non sia possibile. Penso ancora non sia possibile, visto che comunque una grande parte dei nostri lettori non credo potrebbero non avere accesso a quell'intervista se non nelle colonne del Corriere dello Sport. L'altro discorso, quello del sito, anche questa è un'altra osservazione pertinente. Noi stiamo cercando di sviluppare, di migliorare il sito. Abbiamo aumentato anche la redazione della parte web con 5 ragazzi che sono arrivati, 5 colleghi nuovi che sono arrivati adesso a gennaio, e stiamo facendo la web TV. Io mi occupo per esempio di una rubrica di calciomercato che sta avendo molti contatti, e quando non c'è il mercato faccio una rubrica che riguarda invece l'anteprima di Champions League o di Europa League. Però certamente siamo indietro rispetto ai siti dei grandi quotidiani sportivi spagnoli, perché siamo partiti più tardi e perché abbiamo delle risorse che non sono neppure paragonabili a quelle loro. Però questo è un tema che di grande attualità all'interno della mia redazione, anche delle stanze dove si decide il giornale, dove il proprietario del giornale, l'editore, fa delle scelte. Appunto, abbiamo dallo scorso anno una redazione, degli studi televisivi e radiofonici che sono all'altezza delle migliori televisioni, per cui c'è un tentativo, una necessità da soddisfare, che è quella di migliorare il sito, e stiamo cercando di farlo, però ripeto, con delle risorse che non sono ancora, chissà se lo saranno, quelle dei siti dei quotidiani sportivi spagnoli che tu hai citato. Io ho due domande. La prima, come è cambiato il giornalismo sportivo su carta stampata dopo l'avvento delle televisioni e soprattutto del web? E poi una un po' più personale, magari per chi farà sport all'esame, un consiglio e magari qualcosa da evitare nello scritto. Allora, consiglio, quello che do è di preparare una tesina. Una tesina di vostro piacimento che dovrete presentare qualche giorno prima. Adesso questo per l'orario, non dice magari per lo scritto. Ah, per lo scritto. L'ho scritto quello che ho detto. Non dovete avventurarvi in temi di situazioni che conoscete poco, perché poi i commissari se ne accorgono che state trattando. Dovete dimostrare la vostra conoscenza profonda
del tema che andate ad affrontare. Mi è capitato un caso di un collega, forse anche diminutivo, chiamare solo collega perché era un professore universitario che scrive su Repubblica, e questo forse e lui ha fatto l'esame, è stato bocciato perché nella prova scritta, quella dove bisogna prendere le agenzie, trattare le agenzie, ha trattato le agenzie in maniera assolutamente autonoma, cioè ha divagato, ha messo delle cose di sua fantasia. Esatto, ha fatto lo scrittore, e questo è un metodo che mi conoscevo attraverso amici, ma è possibile che non lo bocciare, io vado a intervistare premio Nobel per Repubblica per bocciare. Eppure succede questo, perché assolutamente non bisogna fare errori didattici, perché questo qui ha fatto un errore del genere, ha fatto lo scrittore, e anziché attenersi alle agenzie con le quali preparare l'elaborato, ha scritto una cosa anche molto bella, perché poi me l'ha fatta vedere, però è andato fuori tema. Ecco, assolutamente il consiglio che do è questo, bisogna fare la partita senza cercare il gran gol, esatto. Perché poi portare a casa 1-0 è più importante di qualsiasi altra cosa. Oppure palleggiare. Perché sempre parlare di calcio? Perché? No, io in questo parlavo di tennis. Scusa. Palleggiare, sì. No, ma sempre la crisi dei giornali, sì. A quanto pare pure quelli sportivi, no? Ma perché in Italia non si cercano nuovi lettori invece di tenersi stretti quei pochi che ci stanno, che comunque poi scappano dalla stalla, no? Io adesso non so, perché sicuramente voi l'avete fatte delle indagini di mercato, no? Per esempio mi interesserebbe sapere se da queste indagini di mercato si è capito se non c'è spazio per un quotidiano sportivo, ad esempio, via dal campo di sport, che si occupi non di calcio ma di tutti gli altri sport che tu chiami molto elegantemente vari. Io per esempio sono una lettrice, qualcuno con l'esperienza chiama sport minori, esatto. Io per esempio sono un'elettrice di tennis, di pattinaggio. Cioè, di tennis? No, assolutamente. Giocavo a tennis, mi interessa, e non farò mai la traccia di sport, non credo proprio di esserne in grado, insomma. Però mi interesserebbe sapere se per esempio in Italia ci potrebbe essere questo spazio per trovare per esempio una lettrice come me, che certo, ecco, io leggo Clerici sulla Repubblica, no? Ma non è che mi vado a comprare Corriere dello Sport Stadio, sinceramente, perché non trovo quello di cui mi interessa, ma spesso non trovo quello di cui mi interessa, al di là dello sport, nei quotidiani italiani. L'ho detto prima, i principali fruitori dei quotidiani sportivi sono tifosi, principalmente sono tifosi di squadre di calcio, per cui il giornale, il prodotto commerciale, si rivolge a quella parte di pubblico che è più consistente. Io, come ho detto prima, secondo me ci sono gli sport vari, hanno dei lettori fidelizzati e sono anche molto duro per i giornali, in particolare dove tu sei forte in una rubrica, con un capo rubrica che ha una grande credibilità. Per esempio, da sempre per il Corriere dello Sport l'atletica leggera è stata una rubrica che ha avuto un grande seguito, prima con Pannidori, che è stato un grandissimo giornalista di questa materia, e adesso con Franco Fava, che è stato un atleta e che per tanti anni adesso scrive ancora per noi, anche se è andato in pensione, però che ha una conoscenza assolutamente molto qualificata sulla materia. Però pensare a un giornale solo per gli sport vari credo che sarebbe un suicidio a livello commerciale.